Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi puntata speciale di Chiacchiere fra Emigrati e parliamo con il nostro amico Mauro, il quale non solo è un emigrante d'eccezione perché è fuori dall'Italia da tantissimi anni, ma è stato ultimamente in Saudi Arabia, che si dice in inglese, ma in italiano è Arabia Saudita. Arabia Saudita, e ci spiegherà un pochino com'è stata la sua esperienza. Te Mauro, innanzitutto, come dicevo, sei fuori dall'Italia da tantissimo tempo. Da 28 anni in Inghilterra e poi 7 anni qui, perciò 28 e 7, 35. 35 anni fuori dall'Italia, insomma, ormai. Qualcosa in più, perfetto. Allora, tu sei stato in Arabia Saudita, ci sono un sacco di preconcetti, insomma, poi alcuni magari sono anche veri, altri un po' meno. Quindi adesso tu ci dirai quali erano le tue aspettative quando ti sei dovuto spostare in Arabia Saudita. Perché venendo da Dubai, che comunque è un paese sì medio orientale, però come ho spiegato molte volte in questa rubrica, assolutamente moderno, andavi lì e magari avevi certe aspettative. Quindi cosa stavi pensando quando ti sei trasferito in Arabia Saudita? Parti da questo. Tra italiani qui a Dubai, l'Arabia Saudita veniva chiamata Arabia Esaurita. Non so se ti ricordi. Ed era un preconcetto, un pregiudizio, diciamo, prevalente tra molti italiani qui e quasi tutti gli italiani al di fuori di questa regione. Questo pregiudizio ti dice che vai in Arabia Saudita, mangiano i bambini, conservatori, chiusi, ottusi, è tutta quella narrativa, diciamo. La realtà è ben diversa. Questa narrativa, se ci pensi, Gigi, esiste ancora verso Dubai. Sì, molte volte sì. Pensa per l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita invece tu, diciamo, vai e subito ti rendi conto che non è quella narrativa. Mm-hmm. Incontri gente molto aperta, molto curiosa. Più che aperta e curiosa, quando tu dici, ti do un esempio, già alla frontiera, la prima domanda che ti fanno quando sei italiano è di che squadra sei. Okay. Sembrano essere tutti milanisti. Ah sì? Io sono laziale, ma loro sembrano essere tutti milanisti. Okay. È una proiezione di curiosità, è la prima cosa che capisci, loro sono molto curiosi di te. E chiaramente quella curiosità ti dice che sono preparati, sono pronti ad accettare il diverso. Scambio culturale, sì. Accettare il diverso, certo, bello. Perfetto, allora tu quando sei andato in Arabia Saudita, dove stavi, a Riyadh? A Riyadh, ma il mio lavoro mi portava anche a Jeddah, che è la città, diciamo, più progressista, se così vogliamo, a Tabuk, che è al nord, a Ha'il, a Jubail e altri centri sai, meno progressisti, se vogliamo chiamarli così, meno avanzati. Mm-hmm. Ok, quindi hai girato. Sì, l'ho girato abbastanza bene. Allora, adesso parliamo un pochino, insomma, di uno degli argomenti caldi, perché c'è sempre, insomma, anche adesso, fra l'altro leggevo un articolo proprio ieri, non so se l'hai visto, credo su Khaliji Times, che, per chi non lo sa, ovviamente è un giornale locale che parla qui di quello che succede negli Emirati, che il principe ereditario MBS, Mohammed bin Salman, ha fatto uno statement, una dichiarazione ai giornali dicendo l'Arabia Saudita si occupa dei propri diritti all'interno del suo territorio, l'America pensa ai propri, perché evidentemente Biden ha criticato l'Arabia Saudita per la questione dei diritti umani, eccetera. Però in realtà stanno cambiando molte cose in quel paese, stanno progredendo molto velocemente. Allora, stanno cambiando moltissime cose in quel paese, nel senso che c'è ricordiamoci da dove siamo partiti. Esatto, da un regno nel deserto, diciamo, con delle tradizioni molto speciali, molto loro. C'è una proiezione verso il futuro che proprio MBS sta portando, stanno cambiando leggi su leggi, stanno cambiando. È il governo stesso che sta spingendo questo cambiamento ed è questo che ti riassicura. Mm-hmm. Diritti umani, sì, va benissimo quel discorso dei diritti umani, ma bisogna capire il contesto. E nell'Arabia Saudita in questo momento è un paese in trasformazione.
quello che non valeva ieri vale oggi. Non sarà molto tempo in cui tu è già tollerata per la pratica di altre religioni. Io sono un cristiano, nessuno mi ha detto assolutamente niente. Ci sono indù che lavorano là, ci sono altre persone di altre religioni. Non c'è nessuna pressione religiosa come poteva esserci qualche tempo fa. C'è molta libertà, c'è molta tolleranza su quel rispetto. Vedi un progresso sociale velocissimo. Adesso guarda, ti voglio interrompere. Voglio spezzare una lancia a favore di un politico di cui ho sempre parlato male, che è Matteo Renzi. Perché tutti che criticano Matteo Renzi perché va in Arabia Saudita, perché ha detto qui c'è un nuovo rinascimento, però quello che hai detto tu è giusto. Se tu guardi il punto di partenza, che è solo magari 10 anni fa, con le donne che non potevano uscire di casa da sole, coperte dalla testa ai piedi, mentre adesso possono guidare la macchina, vanno allo stadio, lavorano, possono uscire dal paese con loro stesso, cioè sono un sacco di passi in un breve tempo. Quindi, per carità, lui avrà esagerato perché si piglia l'assegno, no? Si piglia l'assegnino. Però non è che ha detto una boiata clamorosa, cioè veramente c'è... C'è un grande rinascimento. Guarda, non vogliamo ripeterci, però bisogna sempre ricordare da dove si parte, qual è il journey, qual è il viaggio. Io non seguo Matteo Renzi molto, non seguo la politica italiana, ne sarò sincero, ma sono cosciente di quello che ha detto perché ti ascolto. Ed è vero, c'è un rinascimento e noi dobbiamo puntare su quel rinascimento, perché è il futuro. Intendiamoci, l'Arabia Saudita non è una conversazione, è il futuro di questa regione, è un grande paese con molte etnie all'interno di questo paese e c'è molta creatività, c'è molta intelligenza, c'è molto potenziale pronto ad essere valorizzato. Allora l'interesse di altri paesi, nel nostro caso l'Italia, è di guardare bene a quello che succede nell'Arabia Saudita e puntare, perché è il futuro, è un mercato da valorizzare immenso, 40 milioni di abitanti stiamo parlando, un posto molto grande, perciò è sicuramente quello che sta succedendo va valorizzato, mi ripeto. Esatto, invece che contrastato, no, bisogna dire bravo. Cioè... Non c'è niente da contrastare, è la storia che sta succedendo. La storia non la puoi fermare, la puoi cavalcare, ma non la puoi fermare. Quello che sta succedendo in Arabia Saudita, la liberalizzazione delle donne, per esempio, è inarrestabile, non è una cosa che tu puoi tenere sotto un tappo. Le vedi, sono intraprendenti, sono creative, sono furbe, intelligenti, non vanno, alcune vanno ancora con tutto il velo, che è una tradizione, non è un'imposizione assurda, è una loro tradizione. Se tu lo vedi anche qui a Dubai, le mascherine di ferro che le nonne portano. Certo. Esatto, sono tradizioni, come le nostre nonne portavano il velo. Fazzoletto in testa, esatto. Mia nonna ce l'aveva il fazzoletto in testa. Anche la mia. Certo. Vestire di nero, te le ricordi, sì, all'angolo del paese. Tradizioni che si portano avanti e noi dobbiamo accompagnarle, perché il futuro anche del business, a parte della politica, ma del business, è qui ed è sul binario da seguire. Allora, bravo. Adesso chiudiamo magari sul discorso, cioè passiamo all'argomento business. Che consiglio daresti a un italiano che dice voglio andare via, voglio spostarmi in Medio Oriente, magari l'Arabia Saudita adesso potrebbe offrirmi delle opportunità lavorative, visto poi che insomma si sta sviluppando anche dal punto di vista turistico. Sì, assolutamente. L'Arabia Saudita è un mercato, nei prossimi 10 anni, sarà il mercato turistico, probabilmente il numero uno in questa regione, anzi sicuramente in questa regione il numero uno. Soppianterà Dubai, non ci sono dubbi su questo. Stanno costruendo città incredibili, sostenibili, NEOM, una città orizzontale. Un italiano che vuole andare, o una compagnia, o un privato che vuole andare a testare se stesso nel mercato saudita, deve andare con umiltà. Non deve andare là col preconcetto, col pregiudizio, io sono europeo, io ho una cultura liberale, progressista. No. Assolutamente no, si può andare là
e si fa da spettatore e da accompagnatore. Da spettatore perché sei testimone di una storia che sta cambiando. Bello vai a fare... Essere testimone di una storia che sta cambiando mi piace, un bel concetto. È veramente è la ragione per cui io ho accettato il lavoro in Arabia Saudita, perché andavo a vedere la storia che succedeva, okay, giorno per giorno. E l'italiano che va là deve accettare questa situazione, non deve mettersi su un piedistallo, perché non esiste quel piedistallo, credetemi, e deve immergersi in una realtà di cambiamento. Non devi andare con preconcezioni, assolutamente, devi andare come un libro aperto, pronto per una storia che ti venga scritta. Io lo consiglio a tantissime persone, l'importante è lasciare il pregiudizio e la preconcezione a casa. Perché sarai deluso di te stesso se vai con certe idee. Certo, certo. Perfetto, bene. Adesso, quindi, una cosa, fra l'altro, tu sei stato a Neom? No. A vedere comunque? Purtroppo no, purtroppo no. Perché Neom sicuramente è una delle cose che darà molto sviluppo, quindi Neom è un progetto di una città sostenibile, totalmente nuova, dove, a quanto dice Mohammed bin Salman, ci sarà anche una legislazione diversa, più occidentale, quindi sarà, diciamo, non uno stato dentro uno stato, però una regione a parte, autonoma, sì, dove quindi ci saranno anche leggi meno saudite. Ed è un progetto enorme, perché se ho capito bene hanno raccolto totale 500 miliardi di dollari per costruirla tutta quanta, quindi anche finanziamenti stranieri dalla Cina ovviamente come da altre parti per costruire questa cosa, che poi sarà un centro sia turistico che anche innovativo, tecnologico, eccetera. Ma voglio toccare velocemente una cosa che tu hai detto, leggi meno saudite. Jimmy, ti devo correggere qui, perché l'Arabia Saudita, il suo governo, sta andando verso un governo laico, non è un governo ad impronta religiosa, non lo è più un governo ad impronta religiosa. Una volta c'era la polizia religiosa, sì, no, sono anni che non c'è più la polizia religiosa, non giorni, non settimane, mesi, anni, 5-6 anni fa fu abolita. Una volta in Arabia Saudita dovevi chiudere 5 volte al giorno per la preghiera, non si chiude più, per legge non si chiude più, vuoi chiudere, sei credente chiudi, non vuoi chiudere non chiudi. Hanno persino abolito la preghiera del venerdì, se vuoi chiudere chiudi, se non vuoi chiudere non chiudi. Ok, interessante. E come ripetevo prima, è il governo stesso che sta andando verso un'organizzazione assolutamente laica della società. Buono, buono, buono. Quindi vediamo cosa ci aspetta l'Arabia Saudita per i prossimi anni. Sarà sicuramente interessante vederne l'evoluzione, a parte che negli ultimi 2 anni di evoluzioni ne stiamo vedendo parecchie. Anche troppe, forse. Anche troppe. E niente, ringrazio tantissimo Mauro per insomma, tutte queste cose che ci ha spiegato dell'Arabia Saudita. Ricordo sempre a tutti quelli che hanno visto questo video, se siete anche voi come noi, italiani all'estero, e volete fare 2 chiacchiere per raccontarci un pochino la vostra esperienza, il posto dove vivete, e le particolarità, le peculiarità, le differenze fra l'Italia e il paese in cui state, Scazzo Moderato è sempre pronto a fare 4 chiacchiere FM Gatti. Ci vediamo al prossimo video, state informati. Ciao!